Vendemmia 2022. 2022 è stata un'annata molto siccitosa, non è piovuto se non ultimamente, molto molto ventilata, per non dire con venti fortissimi. Per fortuna non abbiamo avuto se non qualche chicco di grandine, e il segnale di terreno asciutto molto siccitoso abbiamo già avuto a fine inverno, quando una sorgente che ho nella vigna, che era asciutta, completamente asciutta, mai visto in 50 anni. Per cui ho deciso a marzo, e solitamente non si fa, di iniziare a lavorare i terreni. Abbiamo fatto anni di inerbimento, però abbiamo terreni piuttosto siccitosi, c'è molta arenaria, quindi sabbia di mare di milioni d'anni fa, marne, limo, un po' di argilla rossa, calcare e comunque terreni che normalmente drenano molto. Al che già a marzo-aprile ho iniziato a lavorare, a lavorare il terreno, a filare alterni, anche perché non sappiamo mai del meteo, del tempo che può fare, e sta cosa ha salvato almeno in parte i vigneti da non avere una siccità estrema come è stata nel 2019. 2019 il pino nero è rimasto quasi tutto sulle viti. Ho raccolto qualche grappolino nelle zone un pochino più fresche e ho fatto un rosso. Non ho fatto base spumante, anche perché poi a uva così asciutta, pochissima acidità, mi costringeva ad aggiungere qualcosa, ad acidificare, cose che non mi sento di fare. L'annata attuale è una bella annata, ho perso sicuramente quantità, perché ci sono vigne, come dicevo, che sono veramente sui sassi, su arenaria. Basta dire che a pochi metri c'era la cava di arenaria aperta per fare Certosa di Pavia, 1396, quindi tantissimi sassi, fondali oceanici di un mare che fu qui da 2.600.000 anni fa fino a 5 milioni di anni fa. Tanto per darvi un'idea, ho tre filari di Meunier, l'anno scorso ho fatto 1.200 litri di vino e quest'anno ne ho fatti 300. Uva piuttosto asciutta, però comunque è riuscita a maturare bene. Oggi ho vendemmiato il Poltre Rosso, o meglio la vigna Fracetto, con una vigna vecchia, una vigna che ha 60 anni, uva rara in prevalenza, Barbera croatina, e fa 22,6 di babbo, quindi siamo di fronte a un mosto che in teoria darà 14 gradi di alcol. Siamo al 7 di settembre, quando normalmente quella vigna viene raccolta, in genere l'uva nera, Barbera prima di tutti, viene raccolta almeno a metà settembre. Nel 2003 abbiamo finito la vendemmia il 19 settembre, annata caldissima che ha dato però grandissimi vini, contrariamente a quanto si dice solitamente che nelle annate calde il vino buono non si fa. È anche vero che nelle annate calde, ma soprattutto siccitose, molto siccitose, non si fa sempre il vino buono, anche perché la vite, certo, stress idrico, ma sono tutti termini, parole che usano persone che magari non hanno mai visto la vite. Quindi l'acqua ci vuole. Siamo in una zona molto calda e quest'anno ha fatto tre mesi di caldo assurdo, per cui vedremo le premesse dei vini già in cantina, dei vini giovani, dei mosti che stanno fermentando, sono buone, molti molti profumi, e noi intanto brindiamo con un Vesna 2017. Auguro buona vendemmia a tutti i miei colleghi, e purtroppo qualcuno è stato colpito dalla grandine, con grande dispiacere, perché si lavora veramente tutto un anno e poi 5-10 minuti ti rovinano tutto. Un brindisi a chi vuole bene al vino naturale, al vino biologico. Salve a tutti. Ciao.